Grazie, io ringrazio Isabella ed Alessandra per l'invito che mi è stato rivolto, che mi consente di sviluppare alcune rapidissime riflessioni e considerazioni a partire da un riferimento di ordine personale. Il riferimento di ordine personale è che io debbo molto a Raudi e ai Raudiani, all'ambiente raudiano, debbo molto a quella stagione che è stata sottolineata, evidenziata da tutti gli interventi. Debbo molto perché quella stagione, quel dibattito, quel fervore culturale, saluto Marcello Perina, saluto Nazareno Morricone, mi consentì non solo di vivere un'esperienza di partito molto forte, molto intensa, di diventare per la componente raudiana vicepresidente del Comitato Centrale dell'MSI, di avere la possibilità di svolgere la relazione conclusiva per la mozione raudiana al congresso di Rimini, ma perché mi consentì di poter sviluppare un'esperienza di governo quando nel 1993 diventai sindaco, sfondando a sinistra, cioè determinando una condizione con una forte caratterizzazione, perché quando si era raudiani a tutto tondo, te lo mettevano nel cognome, e non era facile neanche nell'ambiente missino, perché quell'ambiente missino è l'ambiente che in quelle circostanze elettorali accusò Raudi di voler spegnere la fiamma, che era un modo per criminalizzare, per paralizzare al tempo stesso, un tentativo culturalmente consapevole, perché Raudi era consapevole che quell'esperienza novecentesca stesse per finire, che l'irruzione del territorio del localismo determinasse delle scelte di tipo diverso, che poi, come dire, sono state le scelte che hanno portato dal territorio, dalla destra al governo. Lo dico non solo per sottolineare un'esperienza personale, ma per rispondere anche ad una tesi che è ancora circola. Quella tesi vuole che i raudiani erano un po' fuori dal tempo, come dire, esoterici, che non avevano il contatto con la realtà. Beh, insomma, alcuni raudiani sono diventati uomini di governo in quegli anni 90 e hanno dimostrato che quella palestra, quel modo, quella sensibilità, quell'approccio culturale, quel mettere al centro innanzitutto la riflessione culturale prima ancora che politica, consentiva di poter fronteggiare temi, questioni di governo importanti e significative a partire dal territorio. Ed è un po' quello che mi ha colpito nell'intervento di Sanzotta, perché ho percepito lo stupore dell'esterno che si aspetta il nostalgico e trova l'innovatore, perché sostanzialmente è così. Questa è la lettura a posteriori però che si può dare per quella fase, per quel periodo, per quella vicenda storica. Ciò detto però, io devo dire un po' provocatoriamente che dal mio punto di vista l'attualità di Raudi, del pensiero di Raudi, sta nella sua inattualità. Nella sua inattualità e contemporaneamente nella sua necessità. Cioè il pensiero di Raudi è inattuale rispetto ai tempi ed è necessario per ripartire, è necessario per ridare vigore di indirizzo corretto, giusto e rimettere le idee a posto per la prospettiva politica. È inattuale perché alcune grandi questioni che sono, come dire, connaturate alla riflessione politico-culturale di Raudi, non stanno dentro la cultura dominante, non stanno dentro la cultura prevalente, non stanno dentro lo spirito dei tempi. Quando Gennaro Malgieri, con la capacità che gli è riconosciuta da tutti e con la passione che mette nelle sue considerazioni e riflessioni, pone al centro il tema dello Stato, che è una, come dire, una questione centrale, fondamentale, non ci può essere una destra che non abbia come tema fondante, fondativo, il tema dello Stato nazionale. Ma lo Stato nazionale è un ricordo del passato, ed è un ricordo del passato per Costituzione vigente, perché nel frattempo è capitato, a proposito di cessione di sovranità, che nel 2001 la riforma costituzionale, il tentato costituzionale, ha interrotto la gerarchia delle istituzioni e ha determinato l'orizzontalità delle istituzioni, mettendo lo Stato nazionale sullo stesso piano del comune, della provincia, della regione e dell'area metropolitana. Lo Stato nazionale non esiste più per Costituzione, è svuotato di ruolo, di significato, di autorità, di forza, di valenza, di significato. Così come per Costituzione e per dettato costituzionale non c'è più, non dico una visione nazionale, ma una missione nazionale. La missione nazionale, nelle foto, mi sarà suggerita una foto, questa considerazione, c'è una foto di Raudi
impegnato in una manifestazione contro la criminalità, ed era una manifestazione ad Acerra, credo che fosse il 25 aprile, ed era un modo per cercare di sottolineare le esigenze in quelle aree, in quelle zone, che la liberazione significasse anche liberazione dalla criminalità in nome della legalità e dello Stato e dello Stato di diritto. Ebbene, la missione, non dico la missione nazionale, ma la missione nazionale sarà sempre quella di farla l'unità nazionale. Ora, fuori di retorica, in questo paese tutto c'è, tranne che lo Stato nazionale, tranne che l'unità nazionale. Siamo in piena disunità nazionale e stiamo in piena disunità nazionale per Costituzione, perché quando togli dal 119 della Costituzione il riferimento alla valorizzazione del mezzogiorno e quindi cancelli il mezzogiorno dalla Costituzione repubblicana, non stai facendo solo un'operazione nominalistica, stai sottraendo alla visione nazionale una missione che è quella di farla l'Italia, di farla come unità non solo nella retorica patriottarda, ma di farla attraverso le ferrovie, attraverso i porti, attraverso gli asili, attraverso l'istruzione, attraverso la scuola, cioè attraverso tutte quelle cose che oggi paradossalmente condannano alla marginalità un'area fondamentale geopolitica per questo paese e per la dimensione europea. E potrei continuare a lungo per citare il senso dell'inattualità rispetto alla visione, al pensiero di Raul. Con una battuta, cioè, potrei dire, ormai viviamo in una dimensione in cui c'è poco di nazionale e altrettanto poco di popolare, c'è poco di nazionale in termini di visione e di missione, c'è poco di popolare perché abbiamo una sovrastruttura, diciamo, rispetto alla sovranità popolare che non ha più la possibilità di esercitarsi nemmeno per la scelta del governo e del premier, come accade ormai da chissà quanto tempo di fronte alla crisi della democrazia parlamentare. E tuttavia però, di fronte a questa riflessione e a questa inattualità, tra virgolette, emerge che il pensiero, la riflessione di Rauli è indispensabile per rimettere le idee a posto e per consentire ad un mondo di riprendere il cammino. Ora, io non dico la destra è finita, non c'è, perché a questo tavolo, nel dire questo, ci dobbiamo assumere anche la responsabilità dell'autocritica. Non siamo stati, come dire, spettatori, siamo stati protagonisti, abbiamo delle responsabilità per una stagione che poteva andare diversamente e che non è andata come poteva andare. E non è andata come poteva andare, questa è la grande questione di cui voglio concludere. Perché di Rauli si può dire tutto, ma Rauli è un uomo, ed era un uomo dentro il Novecento, e dentro il Novecento lo viveva l'inquietudine del superamento, non il tentativo, come poi si è determinato, della cancellazione. Il tentativo della cancellazione, della chiusura, della rottura, del salto, della svolta senza contenuto e senza riflessione culturale, ha portato oggi a prendere, a dover prendere atto che una delle questioni cruciali della destra, e non solo della destra, perché accade lo stesso problema a sinistra, è di non aver fatto i conti con la storia, di non aver preteso di fare le svolte senza fare i conti con il passato e con il Novecento. Rauli era dentro il Novecento, ma aveva l'inquietudine del superamento, non della cancellazione, perché non puoi, come dire, traguardare il futuro se non hai questa capacità. E oggi, a destra e a sinistra, in un'epoca senza storia, e dove le storie sono un peso anziché una potenzialità, si determina a destra e a sinistra una difficoltà, un deficit di cultura e di analisi politica, che è il problema che ci troviamo di fronte, che ci ha condotto a vivere male una certa esperienza, perché diciamocela tutta, sul versante sinistro si è pensato di poter fare o non fare i conti con la storia, perché tanto la scorciatoia per il potere passava attraverso l'antiberlusconismo. A destra, ad un certo punto, è valso il principio opposto, che si potesse evitare di fare i conti con la propria storia, perché tanto per la scorciatoia verso il potere bastasse il berlusconismo. Entrambe queste posizioni oggi determinano una marginalità di carattere culturale che consente, ed è la questione per cui vale la pena di riflettere e vale la pena di fare lo sforzo culturale del pensiero di Rauli, perché c'è bisogno di ritrovarsi in un'epoca nella quale, anche qui, tutta la storia che ci vede protagonisti culturalmente, il modello partecipativo, la socialità, eccetera, oggi c'è la destrutturazione da questo punto di vista.
Oggi tutta l'idea che una società sia fatta di rappresentanze, di associazioni, di corpi intermedi, di mondi vitali, come li vogliamo definire a secondo delle culture politiche di riferimento, oggi tutta questa rappresentanza, questa forma della rappresentanza è in crisi profonda. Non c'è più un'articolazione della società, non ci può essere una visione organica se non c'è questa ossatura, questo scheletro della società prima ancora che delle istituzioni. E quindi di fronte a questa crisi noi abbiamo il dovere di percorrere le vie, le strade della riflessione culturale del passato dentro il Novecento, per superarlo appunto con l'inquietudine di Rauti. Perché? Perché altrimenti siamo condannati a vivere l'unica dimensione di questo tempo. E l'unica dimensione di questo tempo è il presente. Tutto si annulla dentro il presente. Tutto vive attraverso la mediaticità. Tutto vive attraverso un attimo. Non c'è nulla di più inattuale della epoca che viviamo rispetto all'idea che noi abbiamo sempre coltivato, e Rauti per primo, dell'importanza fondamentale, vitale per la civiltà della tradizione, cioè del trasmettere, cioè del consegnare, cioè del riprendere dal passato il passaggio del presente verso il futuro. Noi abbiamo il dovere di ripercorrere questa storia e questo pensiero per questo, per evitare di perderci nella dimensione del presente.